Oggi concludo il racconto della mia esperienza universitaria, raccontandovi appunto degli ultimi anni e degli ultimi esami che, nonostante fossero appunto gli ultimi, quindi vedevo comunque avvicinarsi la fine, non sono stati facili e comunque la voglia di lasciar perdere mi è venuta molto spesso, proprio per una stanchezza fisica ma anche psicologica, no? Perché mi sentivo comunque stupida a non essere ancora riuscita a concludere l'università, mi sentivo inferiore agli altri che comunque c'erano riusciti e niente, non riuscivo proprio a darmi una mossa, no? Come si dice, per finire. Tant'è che l'ultimo esame di cui vi ho parlato fu francese, che io ho fatto nel 2012, cioè a me, io ho un ricordo vivissimo di questo esame, ma io l'ho fatto 9 anni fa, cioè quasi 10, ok? Dopo 4 anni ho fatto il mio ventunesimo esame. Dopo 4 anni, io mi ricordo che questi periodi in cui passavano degli anni, ora non ricordo precisamente quali esami, però più di una volta mi è successo anche di dover ricomprare i libri, quindi ho fatto anche una doppia fatica, no? Perché magari avevo studiato o comunque avevo letto, un po' studiato un testo, poi non ho fatto l'esame, sono passati gli anni e quando mi sono decisa ho dovuto magari, ecco, ricomprare un nuovo testo o anche lo stesso, ma comunque aggiornato, e ho fatto quindi doppia fatica e mi è successo più di una volta. E lo so, ci si rimane malissimo quando ti si comunica che il testo che hai non va bene. E comunque ho fatto, dopo 4 anni e precisamente l'8 gennaio del 2016, le Nazioni Unite, organizzazione, no, che c'è scritto, scienze collettive, ma non lo so, comunque l'esame si chiamava poi, che nel frattempo appunto aveva anche cambiato nome, perché il mio esame originario nel mio piano di studi si chiamava Organizzazione Internazionale, ma quando io l'ho fatto aveva un altro nome che sinceramente non è che si capisce bene, tipo Nazioni Unite, ma non si capisce cosa ha scritto il professore, collettiva e div, non lo so. Comunque era un esame interamente dedicato all'ONU e devo dire che mi è piaciuto molto. Credevo fosse un po' tipo noioso, no? Invece è stato bello perché mi ha fatto capire come funziona un po' il discorso della diplomazia, no? Comunque dei rapporti internazionali, e mi ha messo però anche un po' di ansia, perché mi sono resa conto che sì, esistono tutte queste grandi organismi, organizzazioni internazionali che fanno proclami, che fanno, stilano documenti sottoscritti da chissà quanti paesi, ma concretamente è molto difficile riuscire a realizzare, poi comunque a anche rendere in modo, diciamo, coercitivo, no? Obbligatorio quanto viene dichiarato, perché di fatto non esiste un organismo internazionale che ha questo potere coercitivo. E quindi veramente siamo in balia e dobbiamo, non lo so, raccomandarci al buon senso dei governanti, perché i rapporti internazionali non sono semplici da gestire. Comunque, in questo mio bellissimo esame, dopo 4 anni, ho preso un bel 25. Insomma, non è un votone, però vabbè, di buono c'è che comunque non sono mai stata bocciata, perché se fossi stata bocciata non so come avrei reagito e se veramente mi
sarei bloccata definitivamente, era lasciato perdere. Poi il 21 ho detto, no, forse era il 22esimo, perché qui vedevo scritte due righe, ma è un esame solo, quindi sì, il 22esimo è l'organizzazione internazionale. Il 23esimo è stato filosofia politica ed etica pubblica, che ho fatto dopo 2 anni, il 18 gennaio del 2018. Allora, mi ricordo che questo esame, lì per lì che ho comprato il libro, ho aspettato 2 anni perché in realtà non ce l'ho fatta a prepararmi, credo, per settembre come al mio solito, no? Perché il libro era piccolino, ma era di una difficoltà spaventosa, perché mi ricordo che questo esame di fatto non era della facoltà di scienze politiche, ma della facoltà di filosofia e lettere, no? Quindi era un esame dove erano concentrate moltissime informazioni ed era scritto questo libro in un linguaggio che per me non era facile da capire, perché era molto filosofico, faceva richiami a diverse teorie, filosofie, per cui è stato veramente molto complicato prepararlo, e quindi è per questo che io l'ho fatto a gennaio, perché probabilmente a settembre non ce l'ho fatta a prepararlo come al mio solito, quindi ho aspettato qualche altro mese per capirci qualcosa di meglio, e comunque ecco, l'ho fatto nel 2018, il 18 gennaio, e ho preso 26. Ok, grazie, perché veramente ho patito per imparare quel libro, non sapete quanto. E poi veniamo al mio penultimo esame, quindi il 24esimo, ovvero diritto del lavoro, che io ho fatto a settembre del 2019, quindi ci ho messo tipo un annetto e mezzo a prepararlo, ma diritto del lavoro è veramente un mattone, è il classico proprio manuale di diritto, quei testi alti così, no? 900 pagine, ma poi c'è pieno zeppo di nozioni, no? Quindi, cioè, mnemonicamente è un grandissimo sforzo, e comunque sì, l'ho fatto, forse mi sono un po' sbrigata a farlo proprio perché era il penultimo e non ci volevo credere, mi sembrava un traguardo già raggiunto enorme, e non avrei mai immaginato che poi di fatto sarebbe stata anche la materia su cui avrei fatto la tesi, e perché sì, mi è piaciuto, perché comunque è un esame che ti spiega tante cose, no, del mondo del lavoro, e è interessante, molto interessante, mi è piaciuto infatti, ma soprattutto mi piacque il professore, perché trovai che era un uomo veramente molto buono, non lo so, mi ha dato questa impressione di un uomo gentile, e mi ricordo che a fine esame mi chiese anche, no, vedendo il mio percorso, il perché, insomma, ci avessi messo tutto questo tempo, e mi disse, insomma, di non mollare, che ormai comunque ero arrivata, insomma, mi è piaciuto molto, e infatti poi quando dovetti decidere per la tesi pensai a lui, e comunque io in diritto del lavoro, fatto il 9-9 del 2019, ho preso un bel 30. Ok, e poi mi mancava un esame. Allora, questo esame io l'avevo lasciato per ultimo perché avevo visto che era un insegnamento non più presente. Quindi io, nella mia ignoranza, non pensando a quanto potesse essere complicata, no, la burocrazia universitaria, mi sono detta, ok, arrivata all'ultimo esame da fare, semplicemente cambio il mio piano di studi, ce lo infilo dentro un altro e via. E invece non era così semplice, perché mi spiegarono che siccome io ancora facevo parte del vecchio ordinamento, perché infatti io ho mantenuto la votazione in voti in trentesimi, non avevo i, come si chiamano, i punti, non mi ricordo, insomma, comunque ho mantenuto appunto la vecchia tipologia, insomma, di votazione, i crediti, ecco, e non avevo mai utilizzato quel sistema,
e non era più possibile modificare il mio piano di studi. E lì, a questa notizia, a me mi è venuto il panico, no? Perché si è realizzato, penso, l'incubo di chiunque che arriva alla fine di un percorso scolastico, ma succede qualcosa e non riesce a finirlo, no? Come quando tipo c'è l'incubo dell'esame di maturità, che succede qualcosa che tu non annullano, no? Quindi devi ripetere l'esame, queste cose. E io qui ero convinta, dico, ok, allora non mi laureo, perché se non faccio l'ultimo esame non mi laureo. Invece, poi sono riuscita a capire che bisognava contattare un prof che mi avrebbe suggerito appunto quale fosse l'esame più compatibile con quello che avrei dovuto fare io. E praticamente il mio esame era filosofia del lavoro e dell'industria, una cosa del genere, che fu sostituito con organizzazione internazionale. E devo dire che questo esame a me è piaciuto veramente tantissimo. Allora, io questo quando l'ho fatto? Dunque, abbiamo detto che diritto del lavoro l'ho fatto il 9-9 del 19, mentre questo organizzazione internazionale l'ho fatto a luglio dell'anno scorso, quindi del 2020, quindi ci ho messo, diciamo, 10 mesi. E mi ricordo una cosa carina, no? È stata che questo professore mi rispose, ho il foglio perché non ho una votazione scritta proprio perché lo feci l'anno scorso online, il mio primo esame online perché era periodo di pandemia. E mi ricordo che questo professore mi scrisse la mail con i testi da comprare mentre ero in viaggio in pullman verso Monaco nel 2019. E quindi io mi ricordo che ricevetti questa mail felicissima perché finalmente, no, riuscivo a preparare questo mio ultimo esame. E mi ricordo che mentre ero in pullman che andavo a Monaco ordinai anche i libri, perché avevo trovato un sito fantastico in tutti questi anni e i libri ovviamente li ho comprati sempre lì, che si chiama Libreria Universitaria. Cioè vende anche testi, quindi libri normali, però ha un sacco di testi di questo tipo. E infatti anche il testo di psicologia criminale che sto tentando di leggere nel tempo perso l'ho preso proprio su questo sito. E quindi ordinai subito questi libri, felicissima. E questo esame mi è piaciuto tantissimo perché c'erano due testi. Uno, quello diciamo principale, con tutte le varie teorie, no? Però sono anche teorie pratiche, nel senso che spiegano tanti meccanismi che regolano proprio le organizzazioni o comunque quei sistemi collettivi, quindi che ne so, anche il lavoro, il mondo del lavoro, ma la scuola, appunto, comunque cosa di collettivo, come funzionano. E poi c'era un testo più piccolo dove invece venivano analizzati, alla luce proprio di queste teorie, molti incidenti pratici che sono successi nel corso degli anni, tra cui appunto Chernobyl per esempio, ma anche l'incidente di Linate, e ti spiegavano appunto come non bisognava mai pensare al classico errore umano. Di fatto l'errore umano così improvviso difficilmente provoca l'incidente e difficilmente succede. Se qualcuno sbaglia, lo fa perché a monte ci sono tante situazioni precedenti che lo portano ad agire in quel modo. Cioè, è stato veramente un libro molto illuminante che, diciamo, mi ha imparato a ragionare sulle cose, a non fermarmi sulla prima impressione delle cose. E, beh, mi è piaciuto tantissimo. E di questo esame, fatto per la prima volta online, quindi fu veramente molto strano per me, ho preso 30. E da qui poi, quest'anno, quindi da luglio dell'anno scorso che avevo fatto l'ultimo esame ad aprile di quest'anno, io ho preparato la tesi e mi sono anche laureata. Quindi alla fine veramente è stata velocissima, ma perché grazie al Covid era tutto molto più facile da gestire, perché era tutto gestibile online e quindi non mi ha costretto a spostarmi
e per me è stato un vantaggio enorme, ma della mia tesi, della mia laurea non vi racconto nulla ovviamente perché vi ho già raccontato in altri video, per cui alla fine di questo video troverete la playlist dedicata appunto alla mia laurea, dove trovate appunto anche video sulla tesi, sulla laurea, su tutte insomma altre curiosità, i tatuaggi che ho fatto proprio per celebrare l'università, eccetera. Per cui questo è tutto il mio percorso universitario e spero di avervi trasmesso questa sensazione di non mollare mai. Se ce l'ho fatta io a laurearmi da sola, poi proprio senza l'aiuto di nessuno, ce la può fare chiunque veramente, perché gestire l'università così, lavorando 8 ore al giorno, non è semplice, è molto stancante, però ce l'ho fatta e ogni volta che guardo anche i tatuaggi me lo ricordo e in un certo senso mi danno anche un po' di forza per affrontare qualche difficoltà, no? Che incontro quotidianamente, come la incontrano tutti. E quindi niente, noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, vi aspetto sui miei social, quindi soprattutto Instagram, e sotto trovate i link, e al prossimo video, ciao!